Ciao Antonio, va tutto bene? Ho pronte le 5 domande per te. E sì, ragazzi, questo sarà un video domande a cui risponderà il buon Antonio di Proxima Channel. Lui stesso farà la stessa identica cosa sul suo canale a cui io risponderò. Però diciamocelo, farti semplicemente 5 domande non è molto da artefice folle. Quindi devo metterci un pochino di pepe, tanto per divertirmi a girare il video. Infatti farò questa semplice cosa. Prenderò i miei psicofarmaci e li butto via. E pian piano che il dosaggio nel mio sangue scenderà, salteranno fuori alcune mie personalità alternative. E ognuna di loro ti farà una domanda col suo stile e con le sue priorità. Oh, la prima domanda viene dal buon vecchio Andrea. So che lavori alla Leonardo Company, agenzia aerospaziale, il che è una figata. Appena ho letto il nome della tua ditta, mi sono subito immaginato te in modalità Deep Impact che vai su un asteroide a bloccare l'apocalisse. Spero per te e per la tua famiglia che il tuo lavoro sia più tranquillo e sarei proprio felice di sentire cosa fai? Che ruolo hai in quell'azienda? E anche se ti trovi bene con i tuoi colleghi, in modo da darci un piccolo quadretto della tua vita professionale. Inizio ad avere il mal di testa. Seconda domanda. Oh, caro signor Proxima, servo della Big Stelle. Volevo chiederti, visto che nelle fonti ufficiali viene spesso smentito, esiste o no un lato oscuro della Luna? Come in documentari molto famosi e riconosciuti come Transformers 3 e Iron Sky, ora sono nazi vostri, si fa ampio riferimento a questo concetto, ovvero che la parte della Luna non posta verso di noi sia nascosta e quindi sempre in ombra. E in quell'ombra si nascondono i nazisti e i robot giganti. In effetti, le loro riunioni di condominio devono essere problematiche. Ma questo non ci fermerà dalla verità. Forza, rispondimi. Ciao. La terza domanda viene da me. Dal curioso George, il bicurioso George. Sono una simpatica scimmietta e volevo farti una domanda, Antonio. So che gli astronauti, per mangiare nello spazio in mancanza di gravità, usano tipo pillole, tubetti con dentro i nutrienti o addirittura delle piccole compresse che però non fanno briciole per non danneggiare le vostre apparecchiature umane. Ecco, di questo non me ne frega assolutamente nulla. Quello che interessava a me è il dopo, la cacca. Voi umani, come fate la cacca nello spazio? Non penso possiate tirarvi giù i pantaloni fuori dalla stazione spaziale e scaricare tutto fuori così. Ciao Antonio, aspetto la tua risposta. Buongiorno, buon Antonio. Io sono il dottor Erasmus, specializzato in guardare su Wikipedia ricerche di altre e poi spacciarle per mie. Sarò io a farti la quarta domanda. Volevo chiederti, su immagini di sacra Wikipedia spesso vedo una cosa che partire da buchi neri, chiamata getto relativistico. Io non capire proprio cosa esso essere. Per favore spiegare, perché da immagini e da mia bassissima capacità di capire vostra lingua sembra quasi che da buco nero possa sbucare fuori qualcosa. Grazie. Sarò qua ad appuntare tutto quello che dirai per poi spacciarlo per mio. La quinta domanda vien da me, vi. Ivi vigente vita vagando via vuota, vel vedremo verificato la valorosa vitale virtù, ivi vetta alla benefica Venere avvilendo il virtuale valore vacante in vigore, a vantaggio di vedere la verità. Betta in modo meno epica ma più comprensibile, volevo dire, durante la nostra vita,
potremmo forse scoprire la vita in posti per noi velenosi e tossici, come Venere, appunto, mettendo totalmente in discussione i parametri che usiamo per giudicare se un pianeta è abitabile oppure no. Perché in effetti noi, come metodo di giudizio, ne abbiamo solo uno, la nostra amata Terra. Ma forse il miracolo che ha portato la vita da noi non è necessario che sia riprodotto con tale accuratezza, potrebbe utilizzare dei parametri e dei valori totalmente diversi. Ora scusatemi, ma devo andare a far esplodere un po' di palazzi governativi. Buonasera a tutti.